prima 2019? Beh, io ormai penso che nulla accade davvero a caso, e quindi avere ospite di questo salotto televisivo fortemente voluto da Uniclub. Lo slogan di Uniclub, Susanna, è regaliamo sorrisi, e tu sei la signorina sorriso della televisione italiana. Grazie per il signorina. Tanto. Da quando Mike ti ha scoperto e ti ha lanciato, io credo chi ha la mia età certamente ricorda Susanna Messaggio come una delle donne più belle, più carine, più simpatiche della televisione. Credo che tanti di noi probabilmente ti guardavano pensando, beh, chissà se riuscirò mai ad avere una fidanzata così. Tu invece mi dicevi eri già dottoressa e incroci Mike ed entri, pur conoscendo già questo mondo in maniera profonda, entri nel mondo della televisione. Cosa ti ha dato la televisione e Mike? Beh, Mike è sempre stato un papà, un uomo molto protettivo, però al di là dei miei studi lavoro da sempre nel mondo dell'ufficio stampa e delle pubbliche relazioni, e mai come quest'anno in Cosmo Pharma c'è un tema che per me è molto interessante, soprattutto dal profilo psicologico. Qual è questo tema? 30% è il nostro genotipo, il DNA non si può cambiare, ma il 70% può migliorare la nostra qualità di vita. Come? Mangiando bene, facendo sport, ma soprattutto valutando le relazioni. E quando si parla di relazioni importanti, serie, evolutive, allora si devono incontrare gli amici, soprattutto nelle fiere, per cui come Piero, io cerco la mia qualità della vita trovando le persone giuste che ti sanno dare qualche cosa in più. Per cui esco tutti i giorni da una fiera, anche importante come Cosmo Pharma, arricchita di sensazioni positive. Il sorriso si alimenta attraverso relazioni positive. E insomma è la regina del messaggio, perché avete visto come ha comunicato. Io penso che Susanna può aiutarci a fare tanta formazione, perché no, anche nelle farmacie associate Uniclub. Oltretutto avete sentito, è una grande professionista di questo settore e lavora proprio all'ufficio stampa di questo mondo. Hai appena finito di postare farmacia, una foto. Farmacia, cose, adesso sto diventando anche sempre più giovane nel senso digitale, ovunque sono, perché con Instagram è molto facile cogliere l'attimo, il carpe diem. E poi noi alla Goethe dicendo siamo delle relazioni così elettive che compartecipano insieme e vivono le occasioni, e in questo salotto ci si rilassa alla fine di questa fiera, perché ormai siamo nell'ora giusta. Diciamo che l'importante è finire, ma finire bene. Senti, lo slogan di quest'anno di Cosmo Pharma è più social, più human. Ecco, quanto senti che ti appartiene, visto anche il tuo lavoro, la tua professionalità? Io sono più human che social, ma sto diventando anche un pochino social, perché mi compete, girando nel mondo delle relazioni, come dicevamo, giornalistica a 360 gradi. Non c'è solo la carta e la stampa generalista, ma bisogna anche essere più evoluti, e ogni giorno si impara a crescere attraverso il digitale, e mi piace questo modo di essere così anche in rete nell'immediato. Fantastico, adesso dammi qualche elemento per capire chi è il farmacista italiano, la farmacista italiana. Abbiamo visto tante persone, noi qui abbiamo farmacie da Torino a Palermo, quindi abbiamo fatto un giro con Uniclub anche per l'Italia, abbiamo visto tanta tenacia, tanta determinazione, orgoglio per il proprio cognome che spesso sta vicino al nome farmacia. Cos'altro è il farmacista italiano? Per me adesso il farmacista italiano è un farmacista imprenditore. Per non soccombere bisogna far sì che ogni farmacia abbia l'intenzione di essere un brand, un marketing capace di sviluppare un sistema sociale e di farsi conoscere e riconoscere, per cui di essere attivo. Mai come adesso ci sono le app dove tu schiacci e capisci se una farmacia ha i servizi che tu vuoi, che tu meriti. La farmacia per il cittadino a disposizione, con l'autorevolezza del farmacista che a tutti gli effetti può sostituire anche nel primo pronto soccorso e può eliminare anche tanti casi che vanno in ospedale dandoti subito un aiuto. Per cui è determinante localizzare la tua farmacia di fiducia e tuffarti trovando la relazione giusta. Tu conosci molto bene questo comparto anche in senso lato, perché te ne occupi da tanti anni. Qual è il valore aggiunto che dentro questo mondo può fare la differenza anche nel lavoro che il farmacista ogni giorno fa per crescere anche in fatturato e per difendersi? Formati ed informati, uso sempre questa parola, perché il farmacista che si informa si forma e automaticamente aumenta la propria clientela e capisce
che deve fare del marketing per se stesso, come d'altronde un medico. Come fai a capire com'è un medico? Non è solo il passaparola, la tua capacità dipende anche dalla tua, la tua voglia di comunicare, la comunicazione è importantissima. Abbiamo detto siamo ospiti di Uniclub, cosa pensi di questa azienda che ha superato i suoi 15 anni e ha messo insieme 700 farmacie in Italia, rispettandone chiaramente l'autonomia, l'indipendenza? Quanto conta oggi non rimanere da soli ed essere accompagnati da un gruppo come questo? Bisogna sempre far squadra, ma la parola più importante è una: chapeau. E su questo chiudiamo, ringrazio davvero Susanna Messaggio, una grandissima professionista, un'amica. Io sono andato nella sua azienda di Milano e davvero ho trovato tanta professionalità e tantissima innovazione, perché grazie, tu curi molto bene la parte social. Ancora tanti auguri per il tuo futuro e da oggi sei un'amica anche di Uniclub, ok?